Ciao a tutti, sono Bonf e benvenuti nei consigli del Fantacalcio. Sigla, che non ho una sigla. Quindi, iniziamo. Allora, vi ricordo di farmi sapere cosa nei commenti, cosa ne pensate. Creiamo discussioni, fatemi sapere magari chi volete mettere, chi non volete mettere. Cercherò di rispondervi. Vediamo i ballottaggi, rispondetevi a vicenda, fate tutto, mettete mi piace questo video e iniziamo. Allora, mi sono fatto una scaletta: giocatori da mettere per forza, giocatori super consigliati, giocatori consigliati, chi puntare, su chi puntare e su chi non puntare questa settimana. Allora, ovviamente si parlerà della terza giornata. Tre giocatori da mettere per forza ho segnato: Dybala e Higuain della Juve. Sono contro il Chievo, penso possano portare tanti bonus. Tra quelli da mettere per forza super consigliati ho scritto più che altro e soprattutto, anzi solo forse, i giocatori che porteranno e potranno portare tanti bonus. Quindi Dybala, Higuain, Icardi, che è contro la SPAL, Perisic, anche lui contro la SPAL. Questi quattro potrebbero portare abbastanza bonus. Suso ho puntato, lui era tra i da mettere per forza e i super consigliati, però io ho messo da mettere per forza, quindi se l'avete mettetelo. Belotti l'ho messo, sì, ero un po' indeciso, e Mertens, lui senza dubbio. Quindi questi, se ce li avete, metteteli senza dubbio, occhi chiusi, però penso che se li avete presi per metterli. Però vabbè, magari uno ne ha presi tanti, ha qualche ballottaggio e non sa chi mettere, vabbè. Tra i super consigliati ho segnato Alexandro, perché secondo me potrebbe prendere un bel voto e potrebbe magari portare anche qualche bonus. Dzeko contro la Samp, Candreva, anche lui contro la SPAL, Callejon e Insigne, loro contro il Bologna. Loro ci possono stare, sono comunque super consigliati. Tre giocatori consigliati, che sono quelli che sono di più, ho messo Cuadrado e Mandžukić della Juve, Kolarov della Roma. La Roma... sì, è da puntarci perché ovviamente è la Roma, però magari non sarà una partita semplice, non tanti giocatori potranno portare tanti bonus, forse. João Mario, quindi se avete giocatori dell'Inter io direi di puntarci stavolta, infatti anche la difesa come Miranda e Skriniar, Papu Gomez, Pavoletti del Cagliari, che secondo me può far bene, è la sua prima col Cagliari ed è da vedere, magari si sblocca subito. Simeone e Milinkovic-Savic, loro sono abbastanza affidabili e se volete almeno un voto sicuro, più che altro su Milinkovic-Savic, ce l'avete, anche se Milinkovic-Savic mi sono ricordato adesso che è contro il Milan. L'attacco del Milan poi, ovvero Cutrone, Andre Silva e Kalinic, intendo la punta, dipende da chi giocherà tra i tre. Se ce l'avete, io comunque ve lo consiglio anche se è contro la Lazio, perché o è una partita bloccatissima o è una partita piena di possibilità. Che sì, perché lui al fantacalcio è un giocatore jolly, è veramente può prendere voto altissimo e fare anche bonus. Nkulu, perché abbiamo visto, per quel poco che abbiamo visto, è abituato ai buoni voti e buone partite. Hamsik e Zielinski del Napoli, perché beh, sono Hamsik e Zielinski. Allora, su chi puntare? Puntate sull'Inter, perché è contro la SPAL. Puntate sulla Juve, ma fino a un certo punto, perché il Chievo si sa che è una squadra infame, quindi magari non mettete un 11 della Juve. Puntate sull'attacco e centrocampo del Torino, perché possono portare bonus e magari avete tanti giocatori di attacco e centrocampo Torino. Io sto cercando di fare questo video più che altro a tutti, perché sennò a fare la lista di giocatore per giocatore ci mette una vita. E poi puntate sul Napoli, perché il Napoli io ci punterei sempre, però stavolta soprattutto penso possa portare veramente qualche bonus e se magari non è bonus qualche voto alto. Su chi non puntare però? Non puntate sulle neopromosse. Voi direte, ma chi ci punta sulle neopromosse? Per un buon fantacalcio dovreste anche puntare sulle neopromosse, ovviamente, come magari qualcuno più esperto saprà. Stavolta no, perché hanno comunque partite difficili dove è dura portare qualche bonus e qualche voto veramente alto che può dare quel distacco al voto del fantacalcio, quindi che non sia un mezzo. E sulle difese delle big, cioè magari dell'Inter sì, però tutte le altre, Juve compresa, io non ci punterei molto, perché quella della Juve secondo me non ne vale la pena rischiare per magari avere un 6, perché contro il Chievo partite così secondo me più del 6 non si allontana.
Difesa del Milan è contro la Lazio, quindi qualche rischio può esserci, però su qualche giocatore potreste puntare, magari se gioca Abate non su Abate, non puntateci mai su di lui. Quella della Lazio, stesso, sì, discorso simile al Milan. La Roma è contro la Samp, quindi la partita è un po' rischiosetta, però volendo si potrebbe anche puntare, però comunque in generale, certo, se avete qualche giocatore sì, però magari non mettete 4 giocatori, 3 o 4 giocatori o 5, dipende dalla vostra formazione, delle big, quindi cercate un po' di variare anche su squadre un po' più piccole. Quindi questi erano i miei consigli per il fantacalcio per questa terza giornata. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e se avete qualche domanda, qualche consiglio, si vede, perché cercherò di rispondere a tutti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta. Da Bonf è tutto, ciao a tutti.